In questo video vedremo i primi tre esercizi che devi fare per iniziare a dimagrire. Se non mi conosci, io sono Enrico e faccio parte del team di Personal Trainer Show. Oggi vedremo cosa fare per innescare il processo di dimagrimento. Questo video è la prima di tre parti che comporranno una scheda che potrai fare comodamente a casa, dove attiverai tutti i muscoli del tuo corpo. Iscriviti quindi al nostro canale per restare aggiornato sulle due parti successive. Primo esercizio dei tre, lo squat. Posizione di partenza, braccia tese, posizione accosciata, posizione d'arrivo, posizione eretta, sempre con le braccia tese. Quindi uno e due. 30 secondi di esercizio, si parte. Uno e due. I piedi rimangono alla larghezza delle spalle, con i talloni che sprofondano bene dentro al pavimento. Glutei che si strizzano nella fase di risalita, via, braccia sempre tese, mi raccomando, dai ritmo, quindi costante il movimento senza pause. 3, 2, 1, cambio. Secondo esercizio, si passa a stimolare maggiormente la parte alta con i push up, posizione di partenza prono, mani larghezza delle spalle, posizione d'arrivo orizzontale, quindi busto in linea con le gambe, braccia distese. 1, 2, 30 secondi anche qui, si va. 1 e 2. Mantieni sempre il busto parallelo a terra, allineato con gli arti inferiori, il torace va a sfiorare il pavimento. 1 e 2. Strizza bene gli addominali per mantenere il corpo sempre in asse. Bike sugli ultimi secondi. 3, 2, 1, stop. Versione agevolata. Se hai fatto difficoltà, teniamo le ginocchia in appoggio. Quindi 1 e 2. Ultimo esercizio. Andiamo a stimolare il core, quindi addominali e lombari, con il prone bridge. Posizione di partenza, gomiti larghezza spalle, busto in linea con le gambe, posizione d'arrivo con il bacino vicino al pavimento, quindi sarà 1 e 2. Movimento dinamico, 30 secondi, via. 1 e 2. Strizzo bene gli addominali, strizzo bene i glutei, immagino di portare i gomiti verso le caviglie. 1 e 2. Respirazione regolare, bruciamo le calorie per innescare il dimagrimento. Vai che sono gli ultimi secondi. 3, 2, 1 e stop. Ok. Questi tre esercizi li ripeterai per tre volte, quindi il circuito sarà ripetuto tre volte. Iscriviti al nostro canale per rimanere aggiornato sulle successive due parti di questa scheda Brucia Grassi e metti un bel mi piace.